Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un'altra funzione secondo me molto importante e soprattutto molto utile riguardo sempre gli ecoscandagli Garmin, ovvero della funzione A-Scope. La funzione A-Scope, non so se mai avete notato alcuni ecoscandagli, sul lato destro del nostro ecoscandaglio prima dello storico trovate una barra verticale. Questa barra è proprio la funzione A-Scope. Questa funzione ci permette di vedere in tempo reale se abbiamo attività di pesce o meno sotto la nostra imbarcazione. Quindi ci permette di capire se effettivamente subito sotto la nostra imbarcazione, prima di andare a vedere la marcatura nello storico, se abbiamo del movimento dell'attività di pesce o meno. Per quanto riguarda ogni tipologia di marcatura che noi troviamo sul nostro ecoscandaglio, purché questa marcatura venga visualizzata nello storico, passano alcuni secondi, che possono essere 3-4 secondi, in base anche allo scorrimento che abbiamo impostato sul nostro ecoscandaglio e anche alla velocità in cui stiamo navigando. Grazie alla scope, se abbiamo attivo il nostro A-Scope, riusciamo a capire se sotto la nostra imbarcazione in diretta live se c'è attività di pesce, se può uscire una marcatura o meno in tempo zero, quindi in diretta live, e dopo poi andare a vedere la nostra marcatura bella precisa nello storico. Per quanto riguarda questa funzione, io ormai la tengo sempre attiva. Sta lì sempre attiva perché mi serve davvero tanto, però è di fondamentale importanza secondo me per quanto riguarda la pesca al calamaro, se andiamo alla ricerca dell'esca. Perché quando noi andiamo a ricercare l'esca, cosa andiamo a ricercare? Andiamo a ricercare semplicemente le nostre cosiddette chiamate palle di mangianza, per cercare poi lì di fare la nostra esca. Grazie alla scope riusciamo a capire se in diretta sotto la nostra imbarcazione c'è del movimento dell'attività di pesce oppure no. Quindi grazie alla scope riusciamo a vedere subito in diretta, grazie a questo cono che abbiamo a destra, se c'è del movimento o meno, e grazie alla scope riusciamo subito a decelerare oppure addirittura a fermarci, e poi a vedere subito nello storico dopo qualche secondo la nostra palla di mangianza o la nostra marcatura. Quindi grazie alla scope, se io vado alla ricerca dell'esca, appena vedo del movimento dell'attività di pesce sulla scope, subito o rallento oppure do un colpo di retromarcia e vado giù o con i tataki oppure con i sabbichi, e riesco così in tempo reale a mettere giù le nostre esche proprio su quella mangianza lì, proprio su quella marcatura lì. Anche per quanto riguarda il drifting al tonno, no? Grazie alla scope riusciamo a capire sotto la nostra imbarcazione abbiamo del movimento o meno, e poi dopo che la nostra scope ci va a segnare sotto l'imbarcazione abbiamo in questo caso diciamo un tonno, ci va a formare la nostra marcatura. Quindi diciamo semplicemente la scope in tempo reale ci dà delle notizie sull'andazzo, diciamo, del fondale. Quindi riusciamo a capire se può essere una situazione favorevole alla nostra tipologia di pesca oppure no, ma principalmente secondo me è molto utile alla ricerca dei calamari e soprattutto per quando farsi l'esca. Queste due secondo me è di fondamentale importanza, perché grazie a queste io riesco ad anticipare, diciamo tra virgolette, riusciamo ad anticipare la marcatura, capiamo subito in tempo reale che sotto la nostra imbarcazione ci può essere una situazione favorevole, diamo subito o rallentiamo o diamo un colpo di retromarcia e riusciamo a rimanere sulla marcatura o sulla mangianza. Per quanto riguarda la funzione A-Scope è molto semplice attivarla, basta andare sul menu setup ecoscandaglio e da lì troviamo la voce A-Scope. Possiamo anche regolare l'intervallo. Allora, l'intervallo va regolato da 0 a 5 secondi, ma semplicemente cos'è l'intervallo? L'intervallo non è altro che il tempo che noi vogliamo che la scope vada ad evidenziare la marcatura. Non è un prolungamento della marcatura, ma semplicemente il tempo che va la scope a evidenziare la marcatura.
A mio avviso è inutile stare a mettere 5, 3, io generalmente lascio sempre 0, perché semplicemente tanto dopo un paio di secondi, se io vado a mettere 5 secondi, è inutile che ho 5 secondi lì la marcatura sulla scope, tanto la vado a vedere dopo qualche secondo sullo storico, quindi è inutile mettere l'intervallo alto. Io lo lascio sempre 0, lo vedo lì sulla scope e poi va a formarmi la classica marcatura. È inutile avere un intervallo molto alto a mio avviso. Per quanto riguarda la funzione a scopo, durante questo video ho già messo alcune immagini per farvi capire meglio la funzione a scopo. Vi metto di nuovo qui il riquadrino dove vado ad avere una registrazione del mio ecoscandaglio. Come potete notare, sul lato destro trovate quella colonnina dove troviamo dell'attività di pesce. Subito lì la scope ci va a evidenziare che abbiamo dell'attività di pesce e poi subito troviamo subito lo storico con la marcatura breve, precisa e dettagliata. Ragazzi, per la funzione a scope è tutto. Spero che tutti questi piccoli video che sto facendo su alcune funzioni vi possano aiutare a organizzare, a settare al meglio la vostra strumentazione. Io vi ringrazio davvero di tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!